Ci alziamo in piedi e accogliamo i sacerdoti con il canto al tuo santo altar. Al tuo santo altar mi appresso, Signore, mia gioia e mio amor. O Signore, che scruti il mio cuore, dal maligno mi salvi il tuo amor. Al tuo santo altar mi appresso, o Signore, mia gioia e mio amor. Tu sei forza, sei vita immortale, perché triste il cammino tra il mare. Al tuo santo altar mi appresso, o Signor, mia gioia e mio amor. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Oggi è venerdì, giorno in cui facciamo particolare memoria della passione e morte del Signore sulla croce, del cuore santo, misericordioso di Gesù Cristo. Noi ci appressiamo all'altare dove accadrà questo mistero, vivremo il mistero della passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo. Purifichiamo il nostro cuore chiedendo il perdono per i nostri peccati. Signore, che non sei venuto a condannare, ma a perdonare, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito, Christe eleison. Christe eleison. Signore, che perdoni molto a chi molto ama, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute dell'anima e del corpo, e per la gloriosa intercessione della Beata Semprevergine Maria, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te l'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Mentre Paolo era a Corinto, una notte in visione il Signore gli disse: «Non avere paura, continua a parlare e non tacere, perché io sono con te, e nessuno cercherà di farti del male. In questa città io ho un popolo numeroso». Così Paolo si fermò un anno e mezzo e insegnava fra loro la parola di Dio. Mentre Gaglione era proconsolo dell'Acaia, i giudei insorsero unanimi contro Paolo e lo condussero davanti al tribunale dicendo: «Costui persuade la gente a rendere culto a Dio in modo contrario alla legge». Paolo stava per rispondere, ma Gaglione disse ai giudei: «Se si trattasse di un delitto o di un misfatto, io vi ascolterei, o giudei, come è giusto, ma se sono questioni di parole o di nomi o della vostra legge, vedetevela voi, io non voglio essere giudice di queste faccende». E li fece cacciare dal tribunale. Allora tutti afferrarono Sostene, capo della sinagoga, e lo percossero davanti al tribunale, ma Gaglione non si curava affatto di questo. Paolo si trattenne ancora diversi giorni, poi prese congedo dai fratelli e si imbarcò diretto in Siria, in compagnia di Priscilla e Aquila.
A Cencre si era rasato il capo a causa di un voto che aveva fatto. Parola di Dio. Diamo grazie a Dio. Dio è re di tutta la terra. Dio è re di tutta la terra. Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo, grande re su tutta la terra. Dio è re di tutta la terra. Egli ci ha sottomesso i popoli, sotto i nostri piedi ha posto le nazioni, ha scelto per noi la nostra eredità, orgoglio di Giacobbe che egli ama. Dio è re di tutta la terra. Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro re, cantate inni. Dio è re di tutta la terra. Alleluia, alleluia, alleluia. Cristo doveva patire e risorgere dai morti ed entrare così nella sua gloria. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: in verità io vi dico, voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. La donna quando partorisce è nel dolore, perché è venuta la sua ora, ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza, per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Così anche voi ora siete nel dolore, ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. Quel giorno non mi domanderete più nulla. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Nella preghiera rivolta al Signore per intercessione della Vergine Maria abbiamo chiesto questa mattina che il Signore ci liberi dai mali che ci rattristano in questa vita e di donarci la vita, la gioia che dura per sempre. E in sintonia con il Vangelo appena proclamato, con la croce non è fine a se stessa, non è la meta. È solo un passaggio necessario, perché il Signore nel Vangelo varie volte torna su questo tema, su questa realtà. Ciascuno di noi, dietro a Lui, che sta affrontando il Calvario di lì a poco, anche noi dobbiamo seguirlo portando ogni giorno la nostra croce, ma la croce non è fine a se stessa. Quello che il Signore vuole è la nostra felicità, la nostra gioia, una felicità che deve essere piena. Poco prima il Signore aveva affermato, sempre nel contesto dell'ultima cena, che chi rimane nel suo amore avrà la gioia e questa gioia sarà piena, intera. Noi percorriamo un cammino qui sulla terra, un cammino tra lacrime, gemiti. Ricordiamo la preghiera della Salve Regina, percorriamo una strada di dolore, di sofferenza, di lacrime. Ma in questo cammino ciò che è importante è vivere questa presenza, restare nell'amore di Dio, la presenza del Signore e anche della Vergine Maria, che è nostra consolazione, in modo che realmente comprendiamo, attraverso anche l'esempio bello e chiarissimo del Signore, del parto della donna che soffre, ma che poi, una volta
partorito il bambino, il figlio, scopre una gioia profonda, immensa, in modo che anche noi, nella sofferenza del nostro andare tra lacrime, difficoltà, sappiamo riscoprire la vera gioia, che non è quella del mondo. Quando il Signore parla delle cose che più desideriamo, che cose che desideriamo? La gioia, la pace. Ad esempio la pace, quando il Signore parla di pace, io vi do la mia pace, ma non è quella che dà il mondo. Così anche la gioia. La gioia che dovremmo cercare è quella del Signore, che è molto distinta da quella del mondo, perché il mondo insegue a ciascuno di noi la tentazione di inseguire momenti così scintille di gioia, di qua e di là, rincorriamo tutto e magari, sì, avremo magari 100.000 piccole gioie, ma la vera gioia non la possediamo. Invece il Signore ci fa un'altra proposta, un altro cammino, cercate di accettare le piccole sofferenze, tutto il resto, e capire che dentro il travaglio di queste sofferenze riscopriamo, incontriamo e viviamo la vera gioia. La sofferenza, se affrontata nel modo giusto, nel nome del Signore, nella presenza e in compagnia del Signore, procura una grande gioia. Pensiamo a quello che accade nelle apparizioni mariane, a Lourdes o qui. A Bernadette la Vergine Maria ha detto: non ti garantisco per niente di essere felice qui sulla terra, ma ti prometto una grande gioia in cielo. Così ai pastorelli nella prima apparizione ha detto, non ha promesso la felicità, anzi, ha chiesto loro di accettare le sofferenze per essere, per così dire, anche loro capaci di generare una salvezza, una gioia, una vita, procurare una vita, accettare i sacrifici, le preghiere, fare le preghiere per la conversione dei peccatori, per generare la salvezza, la vita degli altri, di chi è lontano da Dio. E questo è il criterio. Chi genera vita, genera, procura gioia e la vive nella propria persona. Mi viene in mente un esempio di un altro santo, San Leopoldo Mandic, grande confessore. Un confratello, una volta che l'ha visto per tutta la giornata, 14 ore a confessare, alla fine della giornata l'ha visto lì, poverino, stanco, gli ha chiesto: padre, è stanco? Lui lo ha guardato e ha detto: sì, sono stanco, ma sono estremamente felice, felice. Perché? Attraverso la confessione, il perdono, la misericordia offerta ai penitenti, ha incontrato la vera gioia. Sono piccoli esempi significativi in che cosa consiste la gioia. Impariamo dal Vangelo, appunto, a far sì che la croce diventi occasione per procurare vita negli altri e in noi stessi. Guardiamo, fissiamo lo sguardo su Maria, che realmente ha realizzato questa grande realtà della gioia, stando accanto al suo figlio, state nel mio amore, per avere la gioia. Lei è stata vicino alla croce ed è realmente la persona che ora risplende nella piena gioia del suo figlio. La redenzione operata da Cristo crocifisso e risorto è offerta a tutti gli uomini. Illuminati dalla parola che abbiamo ascoltato e meditato, presentiamo al Padre le attese dei fratelli, dicendo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Veglia sulla tua Chiesa, si apra ad accogliere lo spirito di consolazione e di verità, per condurre ogni uomo all'incontro che salva. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Sostieni il Papa e tutti i pastori della Chiesa, confermino nella fede e nella speranza i fratelli e li nutrano con l'abbondanza della parola e dei sacramenti. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Proteggi con la tua mano potente tutti i popoli della terra, liberali dai mali che li affliggono
e orienta al vero bene le scelte di coloro che ne guidano le sorti. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. E fondi il tuo spirito su tutti i tuoi figli. Sia consolazione ai poveri e agli afflitti, sollievo ai malati, luce e forza a chi vive nelle tenebre del male. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Guarda con bontà a noi, qui convocati dalla tua parola. Fedeli al comandamento dell'amore, diventiamo tua stabile dimora e gioiosa testimonianza per i fratelli. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Signore, ti preghiamo di accogliere queste preghiere e fa che attraverso l'esempio della Vergine Maria sappiamo essere testimoni nel mondo della vera gioia che è Cristo, per Cristo nostro Signore. Amen. Tra le mani non ho niente, spero che mi accoglierai. Chiedo solo di restare accanto a te. Sono ricco solamente dell'amore che mi dai, è per quelli che non lo hanno avuto mai. Se mi accogli, mio Signore, altri io non ti chiederò, e per sempre la tua strada, la mia strada resterà. Nella gioia e nel dolore, fino a quando tu vorrai, con la mano nella tua camminerò. Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai. Rendi forte la mia fede più che mai. Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai, con i miei fratelli incontro a te verrò. Se mi accogli, mio Signore, altri io non ti chiederò, e per sempre la tua strada, la mia strada resterà. Nella gioia e nel dolore, fino a quando tu vorrai, con la mano nella tua camminerò. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accogli, o Padre, le preghiere e le offerte del tuo popolo e per l'intercessione di Maria, madre del tuo Figlio, fa che nessuna preghiera resti inascoltata e nessuna speranza rimanga delusa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo nostra Pasqua si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Oh, Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore.
veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, all'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo José, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, i Santi Francesco e Giacinta e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace,
non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci il dono della pace. Pace con pace. Bello, carissimo, pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Corpo e pesa dell'aria e del corno. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il Signore è la mia salvezza, e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Ti lodo, Signore, perché un giorno eri lontano da me, ora invece sei tornato e mi hai preso con te. Il Signore è la mia salvezza e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Berrete con gioia alle fonti della salvezza. E quel giorno voi direte, lodate il Signore, invocate il suo nome. Il Signore è la mia salvezza, e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me.
Preghiamo. Nutriti dai sacramenti del cielo, o Signore, invochiamo la tua misericordia. A noi che ci rallegriamo del gioioso ricordo della Beata Vergine Maria, concedi che, imitando il suo esempio, collaboriamo fedelmente al mistero della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benedico ora i rosari, gli oggetti di devozione che avete con voi. Signore, ti preghiamo di benedire gli oggetti religiosi affinché per intercessione della gloriosa Vergine Maria e dei santi Francesco e Giacinta diventino segno di salvezza per tutti coloro che ne fanno uso. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Regina Celi, letare, alleluia, quia quem meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Il 13 maggio apparve Maria a tre pastorelli in cova di Ria. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Madonna di Fatima, la stella sei tu, che al cielo ci guidi, ci guidi a Gesù. Ave, ave, ave